avviati gli interventi di cantierizzazione presso il Duomo di Teramo delle opere di restauro e miglioramento sismico della cattedrale, in attesa dell'acquisizione di tutti i pareri degli organi competenti necessari all'inizio vero e proprio dei lavori. L'avvio della cantierizzazione rappresenta un segno di rinascita per la cattedrale di Santa Maria Assunta, la prima tra tutte quelle interessate dal sisma del 2016, a partire con interventi di restauro e messa in sicurezza sulla base dell'ordinanza numero 105 del commissario straordinario per la ricostruzione circa la semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto. Devo dire che ci sono tanti segnali molto positivi nella nostra diocesi e vorrei davvero che per tutti questo evento della benedizione del cantiere sia un po' la benedizione per tutti i cantieri, ecco, perché spero che se ne aprano sempre di più e soprattutto poi che portino a termine i lavori iniziati, perché è molto bello benedire l'inizio, ma è anche molto più bello benedire le conclusioni, quindi ci auguriamo che anche i tempi tecnici rientrino in quelli previsti, in modo tale che a Dio piacendo l'anno prossimo possiamo riavere la cattedrale tutta per noi, nel senso di una cattedrale che non ha più quei problemi legati agli eventi del terremoto, ma che sia agibile in tutte le sue dimensioni. L'intervento, questo qui dovrebbe essere di circa 2 milioni di euro, è ancora in fase di approvazione il progetto presso la sovrintendenza. Quello che vediamo oggi è la cantierizzazione. Dopodiché, auspichiamo che a breve la sovrintendenza approvi il progetto esecutivo definitivo e quindi noi siamo pronti ad iniziare i lavori. Finalmente si parte, un segnale importante, la cattedrale, la bellissima cattedrale di questa città, alla cantierizzazione che oggi si avvia, seguirà la fase vera e propria di avvio dei lavori fra alcune settimane. Ed è questa iniziativa, questo evento, un nuovo tassello, diciamo così, verso l'avvio di un programma molto vasto per questa città. L'ordinanza speciale che abbiamo adottato sulle scuole, tutte le scuole danneggiate e sul municipio di qualche settimana fa, l'ordinanza speciale in deroga per l'ATER, per gli edilizi. Di edilizia residenziale pubblica che attendono di essere ricostruite da troppo tempo e che bisogna procedere in modo più spedito di quanto fino a questo momento sia stato fatto, e poi la ricostruzione privata che sta procedendo a ritmi finalmente sostenuti. Insomma, le norme di semplificazione e accelerazione emanate nei mesi scorsi cominciano a dare i frutti.